Buonasera, buonasera, buon giovedì. Come stiamo, ragazzi? Buonasera a tutti. Tutto bene? In questo giovedì 17-8. Ciao Serv, ciao Ilike, ciao Zucca, il Melo. Buonasera, buonasera Matando. Buonasera a tutti voi, ragazzi. Bene, bene, bene. Ciao Ste, buonasera, come state? Come state? Io sono anche un po' abbastanza ruscio. Ah, bene, 8 giorni, 11 ritorno in patria, sono contento, serve. Sono contento. Allora, oggi sì, oggi sì. Ieri no, oggi sì. Buonasera a tutti, ragazzi, buonasera a voi. Allora, quindi stasera parleremo di PC Engine. Ciao, Poldo, buonasera pure a te. Allora, fatemi levare un po' di roba, va. Cominciamo a chiudere un po' di finestre. Allora, intanto ve lo metto qua. E niente, ho un'immagine un po' piccola. Ok. Leviamo un po' di music. Allora, eccoci. Dicevamo, innanzitutto, ragazzi, parleremo del PC Engine. Faremo un giro, insomma, su diversi giochi che sono usciti per questa macchina. Ciao, Gereshans, buonasera. Questa macchina di NEC che esce nel 1987. Bene, bene, il Melo, bene, abbastanza, dai. Ciao, Cigafab. Dicevamo che esce nel 1987 in Japan, poi uscirà in Nord America come TurboGrafx-16, uscirà anche in Europa, ma limitatamente un po' alla Francia e poco altro. Il resto che si trovava era tutta roba di importazioni per vie, insomma, non ufficiali. Grandissima console, ragazzi, sicuramente è stata in vendita fino al 1994, ragazzi. Ciao Simo, quindi 7 anni è stata in commercio, quindi è stata molto molto lunga. Allora, si stima che ne siano state vendute tra i 6 e i 12 milioni, quindi c'è una stima un po' falsata. Ciao Bruce, buonasera. Una stima un po' falsata perché appunto per quanto riguarda i modelli non ufficiali, capito, non c'era questa tracciabilità poi ancora all'epoca. Poi uscirà subito dopo l'uscita del PC Engine, uscirà un add-on appunto che è il Duo, per leggere i CD-ROM poi si chiamerà PC Engine Duo oppure CD-ROM, PC CD, chiamatelo come pare, TurboGrafx CD, insomma ci sono diversi nomi. Macchina 8-bit con processore grafico a 16-bit, sfruttava praticamente un microprocessore che era un'esclusiva che si chiama Latson HUC6280, scusate, che era un derivato della famiglia del 6502 del MOS, però dava delle potenzialità molto 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 importanti rispetto alle macchine, anzi la faceva apparire più come un 16 bit che un 8, appunto avendo solo il coprocessore grafico a 16. Poi, vabbè, andiamo a vedere i giochi, tanto le cose tecniche sapete che non ce ne mettiamo tante perché sennò poi rischiamo di qualche cazzata. Un 8-bit sotto steroidi, esatto. Ciao Gappe! E quindi, come stai? Ciao Passerotto! Simoni, buonasera! Eccolo, Ciao ciao Ken! Alex. Ciao Buonasera. Simo! Ciao Zarro! Buonasera, buonasera, buonasera a tutti voi! Un salutone a tutta la chat. Oh, grande maestro Penfalco, Passerotto, il Melo, Zuc, Zarotigno, Cappe e tutti gli altri E tutta la del Val di pubblico. Chiana. Adesso stasera pure avremo il piacere di avere anche il buon Zuc che ci farà compagnia anche lui su Discord e su qualche gioco. Allora, Ciao Bruce, ciao Melo. Sera a tutti, tutti, tutti. quindi
Ciao San. Allora, Parsec it's open. Sì, chi è? È permesso? Ciao Zuc. Ciao Zuc. Buonasera, Buonasera. buonasera a lei, buonasera a lei. Un po' basso, eh? Perfetto, Clic. aspetta, alzo. Parsec, oh Parsec, che sorrisi grandi che hai. Ciao, c'è una Eccomi. chance. Allora, ciao Demon, mi strozzo. Allora, prima di tutto, parsecchiamo, almeno siamo tutti connessi in direct. Passiamo. Ora Parsec. dovrebbe essere un po' meglio. Meglio, 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 Adesso assolutamente. sì. Buonasera Allora, Alex, buonasera Simo, buonasera chat. buonasera a dai, Zuc. te. Allora, cominciamo questa passeggiata attraverso, in questo caso, le U-Card, perché il PC Engine leggeva queste particolari U-Card che erano delle carte, delle card insomma esclusive. Poi dopo, ovviamente, come ho detto prima, c'erano anche giochi su CD per il CD-ROM, per il TurboGrafx CD, eccetera. Però adesso ci concentreremo sui giochi U-Card. Allora, vediamo. Allora, vi volevo far vedere innanzitutto. Ciao Ignis, buonasera. Questo Superstar Soldier. Ora. Vediamo un po' che dovrebbe essere uno sparatruttro. Sparacchino, sparacchino. Allora, vediamo se il live, ragazzi, il volume è giusto, se devo alzare, fa qualcosa. Ciao Demon, si sente l'audio Dateci un feedback, del gioco, eh? cortesemente. Basso. Oh, adesso chi è che legge la intro qui? Gentilmente. Io. Ecco, vai. Ok, ora ho alzato un po', eh. Allora, infatti ci dovrebbe essere uno sparacchino. Pa, 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 pa. Oh, no, Madonna, guarda un po'. Chi è che roba? Bam, ba, ba, ba. Qualche power up che non fa mai male. Mamma mia, che roba. Oh. Piglielo. Secondo tasto non fa nulla. Se tengo No, schiacciata pare non fa che hai nulla. No, bombe, pare che non ce ne siano. I missili. infatti. Allora, questo si chiama Superstar Soldier. Porco due, gli sono passato in mezzo. Lisciate tutti e due. Missio. Liscio. E la Madonna, che macchina, ragazzi. Questo sì, tanta roba. Ahimè, È molto ben definito. non era roba per noi. Eh sì. Come dicevamo prima all'introduzione, praticamente quello che è arrivato in Europa, più che altro in Italia, è tutta roba insomma di importazione sotto banco, perché comunque non c'era una distribuzione ufficiale del PC Engine in Italia. Era, mi sembra, in Francia, in Spagna forse era qualcosa di ufficiale. Ciao caro vecchio, buonasera. Come Possiamo andare a leggere. prezzi era abbordabile o I prezzi era... no, sinceramente non l'ho guardati. Sicuramente importato costava di più Allora, qui dell'importazione. dicono, ebbe una distribuzione ufficiale come PC Engine in Francia. Vedi. È piuttosto limitata come TurboGrafx, Regno Unito, Spagna e Ma Portogallo. l'Italia proprio non è manco menzionata. Ci fu comunque una certa diffusione del PC Engine in Europa attraverso il mercato grigio, che non so Significa cosa quello si de non riferisca. ufficiale. Ah, ok. Di Per il importazione, però, resto. capito, di roba che veniva importata senza pagare dogane e cose varie. Ok, per il resto ciccia. Grazie LDP, grazie mille per i VIP. Ah, sulle 5-600 mila lire all'epoca. E sta. Comunque questo, ragazzi, molto molto bello, giocabilissimo, sinceramente. Anche Porco bello due. fluido. Non gioco più un attimo. Grazie, like, grazie mille. Bam, 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 oh.
Allora, vedi, questo a seconda del colore è un power up. Power up. I tasti, Alex, sono due spari diversi? No, il secondo non fa nulla. Ah, ok. Il secondo va, praticamente non fa nulla. Tante armi a disposizione. Sì, sì, sì. Volevo fare almeno un bosso per vedere che roba era. Ma è meglio sto zitto, eh. Forse, forse ci siamo. Attenzione, no. O forse sì. Oh! A posto. Come sto matto? Porca madonna. Allora, vogliamo ragazzi? No, da Gabbo. Esci. Allora, votiamo ragazzi per Superstar Soldier. Va bene? E Stefano, quelli che capita, che ne so quali abbiamo fatto. Abbiamo fatto 7000 serate e 10 anni che fammi live, come fa a sapere quali abbiamo fatto e no? È un po' dura tenere traccia di tutto. Famo quelli che capita, ragazzi, l'abbiamo fatto già, passate avanti. Che vedevo di tanto come fa a tenere traccia di tutto quello che fa. Ma è un po' impossibile, Alex. Solo gli ultimi 20 giorni abbiamo fatto 10-15 live, come può ricordarmi? È impossibile, no? Ci vuole un ragioniere al ragioniere. Ciao Pavle, ciao Padore, buonasera. Vabbè, intanto che votate per Superstar Soldier, io ve ne faccio vedere un altro, ve ne faccio vedere un altro, vediamo un po'. Vi faccio vedere questo Aoi Blink, che sicuramente non è un gioco che sarà arrivato in Europa dal nome. E infatti, che tu hai fatto? Che scarabra. Aoi Blink. Attenzione. Ta-da-da. Ciao Ibd. Che madonna è? Ciao Ibd. Sento puzza di RPG. No. Questo è un saltarello, dai. Ciao Giuseppe. No, un saltarello. Pablo, adesso sto su un emulatore che si chiama OO Take. Sul canale YouTube trovi il tutorial con i link per scaricarlo e tutto quanto. OO Take. La sua di Seria. Eccoli. Che roba sarà? Strano, eh? Sì. Ma i tre personaggi sono le tre vite? Ma io ne so. Sembrano i Blues Brothers, però giapponesi. Orientali. E lui, lui davanti. Lui davanti pare una savaccia, una scimmia. Tutto tu. Screen. Qua? Ah, con le chiavi apri lo screen. Ah. A posto. Allora. Ciao, The Biker. Ah, qua ci sta dicendo, allora se, se andrai avanti nello schema troverai... Niente, ce lo dice più. Attenzione. Non sono cambiati. Che succede? Cos'è? Un marinaio? Una signorina? Infatti loro ha cambiato il gruppo. Una cosa in maschera? Bisognerebbe capire cosa ti ha detto, magari. Ma infatti. Esatto, i Blues Bloodels. Cinesi. Ciao Brumbinambi. Sì, ma senza lei a loro. Strano sto gioco. Qua me lo mi sa c'ho cosa, vero? Ti serve una chiave. Forse dentro quella porta lì. Come se. Messo? No, qua ci va a uscire. Ah, in pratica ti fa andare in un altro settore. Boh. Adesso sono cambiato. Grazie Bruce per i bit. Forza che ci abbiamo un hype. No, Bruce.
L'altro tasto puoi cambiare i personaggi. No, tutti e due insieme. Ciao Tia, buonasera. No, no, uno per saltare e uno per sparare. Ciao Tia. No, PC Engine è NEC. A posto. Maria. No, quella è la vita. Quindi la vita e l'energia. Ah, la chiave è che era. A posto. Ah, una trappola. Te parea. Ah, questo però non lo apri. Sono le chiavi blu, forse. Ma no, mi dà zero, la chiave blu. No, dico per aprire quelli, forse sono un altro colore. La rosa vai a saper tu. Loro sono imitatori delle tue mosse. Eh sì, è 5 volte che casco stesso punto, eh. Vediamo se mi devo arrabbiare. Eccolo. Niente, lì non ci si va. Probabilmente no, è troppo lontano. Mica mi sto incazzando con niente io. Questo. Dieci, nove. Punta fino a 10 al contrario. Perché non è che c'è, allora, c'è una cosa che te lo vedi, quindi tipo questi adesso è questi che casca, vero? Dovrebbero essere, sì. Sì. No, ah no, quello dopo. No. Questo, ecco. Quelli lì no. No, ma no, Alex, quindi, non c'è verso, dai. Quindi non ci puoi arrivare. Allora, no. È stato molto molto bello, andiamo avanti. Vaffanculo. Allora, votiamo ragazzi per questo che si chiamava Aoi Blink. Ciao Denise, buonasera a te. Ciao Denise. Ciao Denise. Votate per Aoi Blinks. Buccio d'acqua. Stasera pure il caldo, ragazzi, eh. Non so da voi. Anche qua. Anche qua. Spinge parecchio. Allora, 38. Mamma mia, mamma mia. Te Zuc, sei proprio Firenze? No, sono un po' in periferia, però in pianura, quindi, sì. Allora, proviamo questo The Kung Fu. Cosa potremmo essere? Amore, amore, amore. Mamma mia. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure. Cos'è, pure. Yeah, Kung Fu? Ma li mortacci, sua, ma lei non dice niente, padre. No. Ai. Ma che è? Ma. Se non so troppo gli studi, ma... Dai, Pitti Frati. Ma che sprite enorme è? Oh. Il gioco è sempre questo? Ciao Egel! Il gioco praticamente è tutto qua, eh. Ciao Egel. Ciao Egel. Macca, sotto, secondo tasto. Aia. Pieno, eh. Quasi un golfo master. Sì, solo che con gli steroidi. Ah, okay. Sì. Oh. Come si fa a dare il calcio là? Non si dà. Ciao Fabri. Ciao. Buonasera. Fabrizio. Power up. Fabrizio. Grazie per i bit, eh. Grazie mille. Ciao Ale. È un po' bruttarello, ci serve. Questo. Ecco, questo è il boss per eccellenza. Oh.
Oh, io l'ho dato, esatto, c'è un po' di franco. Quello di prima si chiamava Aoi Blink. Questo The Kung Fu. Mi pare. Sì. Se cartella. Io. Vai Alex, è quasi KO. Ne voglio comprare un paio di pantaloni come questi qua. Questi rossi. Belli. Chissà, te li trovo. Questi che porto io, no? Improvvisamente cala la sera. Sul far della sera, sì. Sempre i monaci, i coraci, sassi che volano. Ah, una giocciata in testa. Ma va a morire ammazzato te. E 45 quarti. Queste vespe, non so. Oh, che fa questo? Se cuccia? Cos'è? Dei rami fionde, rami da randomante come ieri sera. Gli tirano di tutto. Esatto, esatto. Tu. Ciao Magnagatti, buonasera. Allora. Ciao Magnagatti. Posso dire che è un po' troppo ripetitivo. Sì. Giusto un pelo, Cioè non ti spinge che abbia avanti, perché vai fra un po' ci sarà un true boss. Cioè anche il fondale più o meno è. Ma è sempre lui! Sì. Non so. Ha cambiato pantaloni. Però. No, Franco versione 2.0. Se cambiava cosa? Se cambiava come si chiama la canottiera? L'ho fatto ballo. Guarda il cazzo di matto. Sì, Bassirotto, un po' World of Sodan, sì. Poi sembra questo boss era un po' più facile, cioè un po' più facile di quello precedente. Con una botta lo levavo 3-4 lineette. Ciao Cosimo. Ciao Cosimo. Ah sì. Wow, che madonna, formiche. Power up. Tanto continuano ad arrivare oggetti. Sì, serpenti. Ma era un boa? Ma tu hai la spazzatina, no? No. Ma niente spazzatina. No, a meno che. Però quei serpenti come fai a colpire? Infatti. Io non la può farla. Esatto, almeno gli assomiglia infatti a quello su Indiana Jones, è vero? Vabbè. The Kung Fu! Votate per The Kung Fu! Kung Fu, questo? E tanto sarà più o meno uguale. Sì, in pratica hanno ricolorato gli sprite dei mob. Esatto. Dei mob. Ha perso, capito? Non ha perso troppo tempo, via. Allora, vai Simoni, ne faccia un trittico, un trittico lei, però mi schiacci. Schiacci? Allora. Adesso qua devi fa up. Right, rigata, dob, left, salas, left, ce l'ho, run sarebbe start, e poi c'è due bottoni. Vado. Ok. Allora, intanto che finite voi di votare. Strano gioco, l'unica mossa vincente è non giocare. Esatto. Allora, proviamo questo Aldines. Aldines, vediamo un po'. E sti cazzi? Dal nome cosa potrà andare storto? Chi può dirlo? Siamo 2020. 2020 in piena pandemia. Ci siamo passati dopo. Sparacchino. Sento puzza di sparacchino. Ah, sai che non ho preso, vabbè, base militare.
ci sta una base militare. Distruzione totale. Attacco alla base. Noi saremo quelli? Speriamo di no. Uno è andato. Questo no? No. Questo sì. Va bene. Ma veniamo al soldo. Che diamo? Cosa devo fare? Ok. Specchi, me? Sì, sì, uno sparacchino. Wick, wick, wick. Abbiamo già un power up qua. Speed. Questo ragazzo si chiama Aldines con la Y. Abbiamo anche il beam. No, cos'è questo? Un scudo? Sì, uno scudo. Ah, tipo sì, ti ammazza. Ammazza i nemici. Anche questo Simon, il secondo tasto cosa si fa? Secondo si fa qualcosa? Vediamo. No. Forse di bian potenziamento? Certo che sei lento come una lumaca. E dopo vedremo, Ib. Adesso volevo fare un po' di giochi che non conosco, almeno. Volevo fare un po' di titoli un po' almeno semi sconosciuti. Allora, arrivai. Chi siamo? Mi ricorda me ieri. Guarda, ieri. Porca puttana. 3. Dalla. Oh, che sei? Sì, l'avevamo fatto, Sergio. Ci unito. JJ e Jeff. È troppo pesante l'aereo. No, adesso con questo forse dovremmo. Esatto, il melo. Secondo tasto a Madonna di Campo Cavallo. Campa Cavallo. Mi pare che una sua peculiarità non è la facilità. No. Sì, perché la stamina è molto molto lenta rispetto agli altri. Ken dice il buon Simon è un pro gamer. Voglia. No, ma pure io su questo genere qua pure io sono a Iena proprio. Sì, però diciamo che ci sono quelli un po' più giocabili, sì, tipo il primo, quelli un po' più tosti. Il primo che ho fatto io, quello verticale, comunque se lasciava giocare. Sì, certo. Questo è più punitivo. Allora, votiamo per intanto per niente. Votiamo per Aldines con la Y scritto. Ah, col secondo tasto. Guidi il pod. Ah, qua. Che questo aggeggio qui davanti. Oh, adesso ne abbiamo due. Ecco, un po' più semplice. Sì. Non ne piglia troppo DS perché sennò dopo la sua nave schizza da una parte all'altra, Qua vedo 7, 6, 7, 8, 7 e mezzo, 7 e mezzo, 7. Ciao bellesimo, 8, 6 e mezzo, 7, 6 e mezzo, 7. Ciao bellesimo. Che è sto? Che schifo, c'è? Boss in avvicinamento probabilmente. Sì. Sì, Brumbi, dopo fanno pure qualche cover per CD, sì. Con calma, perché quello poi lo facciamo tramite RetroArch. Perché qua, sta versione qua, dà problemi col CD. Cioè, dà problemi. Devi, per giocare con le versioni CD su questo, praticamente devi montare il CD ogni volta sull'unità virtuale, che abbiamo quindi un po' macchinoso. Sì, vabbè, ma guarda quanto ce n'è. Come fai? Vabbè. Senza un povero, senza niente. Non ci facciamo la testa. Allora, andiamo avanti.
molto No, questo carino no, questo, però questo bello no, mosso. Brumby, questo devi montare la ISO sul disco virtuale, sul drive virtuale. Allora, proviamo questo Barumba, che Barumba. pare una parolaccia in giapponese, no? Ehi, tu, Barumba! Cosa sarà? Altro sparacain? No, Shroom. Altro sparacain? Può essere. Sto cliccando. Forse hai Già. fatto Ecco. quell'altro? Oddio, questo me lo ricordo, questo l'avevo visto. Con un tasto giri, praticamente lo sparo. Con quell'altro spari. Vedi, con un tasto praticamente giri questo. Esatto, l'EDP. Ecco, che è successo? Si è rotto. Aspetta, famo un altro. Non ho capito. Infatti. Bonus, bonus. No, No, se probabilmente un'altra era la versione. ISO. Vediamo un po' un'altra versione. Allora, push run button. Run non mi va. Non è select, No, run e eh? No, select. run è start. Run Non e start, sì. è triple compact. Vai un po' adesso con run. Non ci piace. E qualche altro tasto? 1, 2, 3, questo. Allora, mettere un po' up, right. Right, down, left, set, room, 1 e 2. Button 3. No, due, aspetta. Che è sta roba? Due joystick che sta fa. No, no, c'è qualcosa che non va. Ah, bisogna giocare con due joystick qua. No, no, no. Allora. Up, right, down, left. Select, run, uno e due. Non so perché qua ti farmette. Boh, mi metto anche questi, via. Questo e questo. Push run. Oh. Ah, questo lo giri, questo spari, giro e sparo. Che casino. Cioè, infatti sta cosa non è semplicissima, intuitivissima. No, su. Giù. Pa 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 pa. Su, giù. No! Mamma Giù, giù, mia, che no! casino. Secondo me non sarebbe un brutto gioco, però è un No, po' i controlli sono veramente fantasiosi. penalizzato un po'. Eh sì, perché devi fare il 360 per Eh ritornare in sì. posizione. Allora, se magari c'era un modo per dare qua e di là, invece comunque devi fare sempre il giro. Eh sì. Vai, facciamo gioco bonus, l'ho Game. visto in difficoltà, Simon. No, la Ma non gestione era facile. No, 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 infatti. della direzione dello sparo è fuori di testa. Allora, questo non lo consideriamo, questo qua è Chiu Men Fu. Il Che è la masticatore. famosa tecnica Fu Chi Minh. Combatteremo contro con chi lai e lo con te. Che roba è questa? Liar 1. Prepare for battle. Use your courage to defeat the wicked Chu. Va bene. Roba sarà questo? Oddio. Ma che è? Che è questi Bomberman? interruttori? Cosa devo fare?
prendo questi, no, prendo questi. Ah, devi mettere la palla del colore. Ah, questa è la calcio, quindi queste le calcio, no? L'altro tasto? Ah, vedi? Così le spingo. Ok, però adesso mi sono castrato qui. Su, vai di qua e adesso manderai in su. Sì. Se vai lì poi oh. E mi ha fregato. Sì. Ah, yeah. Tenga stro. Okay, adesso ci siamo. Mo ho capito. Questo lo mettiamo qua. Questo lo prendiamo. Cuccio questo. Questo mettiamo qui. Dai il calcio! Bravo, almeno capivo così. Il calcio gli puoi ammazzare pure. E questo lo metti qui. Grande! Strano forte. Questo è tanto ciappo. Come si chiama che avevo detto? Ah, Chu Men Fu. Allora, rosso. In retromarcia. Poi prendiamo qua il nero. Tiè. Dai, è particolare comunque. Sì, però sì. Il verde, acqua giù, no. Bene, stai, il gatto sta a vedere la live. Sarà interessato dai ricci? Può essere. Che no, ti è. Quelle lì non so se era bonus, queste cose. Forse tipo dei collezionabili per i punti. Infatti. The best way to keep the goals of your bike is lobas. Esatto. Allora, incastrarli in un angoletto, Sì, sì, LDP apposta. Apposta. Oggi ci ha mandato foto, video. No, maledetto! Di Zelda che stava. Insomma, si sta ambientando via. Io non ce l'avrei fatta, Alex. Lo so, dillo a me, guarda. Vai ragazzi, tanto votiamo per Chu Man Fu. Qua adesso manca il nero. Questo è molto molto originale, sì. È gusto. Retromarcia. Sì. Molto puzzellato. Io do un turicano in mezzo a sto gioco. Can you hear me? Watch your back and guardati sempre le spalle. Un primo tasto sempre più sbagliato, Ovvio. Meno male che non c'è una supermossa. Un rimbalzino della palletta. Meno male ha girato. Secondo me perché dovresti pure cercare di ammazzarli un po'. Mi sa di sì, Dai, spostati! No! Morse. Mortus. Vabbè, questo pure abbiamo botato. E direi di andare avanti. Mi schiacci lei, signor Zuc? Vadi. Allora.
Allora, qua devi fare up, vedi che sta scritto sopra? Right, down, left, select, run, che sarebbe start, bottone 1, bottone 2. Allora, intanto ragazzi, che votate, vediamo un po'. Ah, proviamo questo. Allora, proviamo questo Samurai Ghost. I Samurai Fastasmi. No, serve, giorno 3, 3. Che roba è? Samurai Ghost. Porca madonna, questa chi è? Or diavolo? Destroy Oritomo. Che roba è? Te sei un po' viangucce, eh? Ma che... Ah, è una cutscene. To. Sì, era un'introduzione. Sì, questa era una intro. Questo è leggermente giapponese, eh? Giusto un tempo, eh? Sì, però si è perso il titolo che mi ero assentato. Questo si chiama Samurai Ghost. Grazie. Samurai Ghost. Bisogna colpirli quando hanno la spada in alto, forse. Oh. Insomma. La vita è l'energia è una candela. Buono. Cappellino lento, ma non è brutto, dai. Cani elettrici, teste infiammate. Com'è? Oltre che difficile, non è male. Oh, oh. Oh, oh, oh. È colpa mia. Rest 2. Ma è un calischio. Ah, Stewie, sto a fumare. Adesso la metto. Intanto votiamo per Samurai Ghost. Ma Zucca, puoi cambiare arma? Non so, qualcosa di... Che vedo, là c'è la silhouette di una spada, di un... Con l'altro tasto. Non me la fa cambiare. Allora devi deviarlo. Mi sa che devi deviarli. Questa è piattaforma, mi sa, c'è di sali sopra. Di sì. Aleho. 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 Cioè è un classico, questo un classico platform action game, via. Niente di più, niente di meno, via. Questo
queste scintille che ogni tanto si vedono. Infatti non ho capito. Che diavolo sarà? Se è solo l'esplosione del... come si chiama? Del nemico. Boh, com'è? Dicono, sembra macchinoso, Truc, che dici? Nei comandi. Sì, è un capellino macchinoso perché il tempo di reazione devi essere molto veloce per capire quando ti vengono addosso, perché non attacca subito. Plic, plic, plic. No, però è sempre da gabbo. No. No, adesso c'è i cani, in teoria no. Visto che bello. Ah, sentivo il botto. Votate, votate ragazzi, per Samurai Ghost. Per Samurai Fantasma. Yeah. Pam, pam, pam. Maurizio si rifiuta di votare. Ah no, si chiappa. Sì. Niente. È un po' difficile. Sì, sì, infatti. Allora. Non sarebbe stato male, però è troppo... cioè, è lento nell'attacco. Sì. Allora, proviamo questo. Allora, Violent Soldier. Sempre per rimanere in tema. Soldato violento. Normal level. Che sarà? Ah, altro sparacchino. Ah, sparacchino. Pensavo un picchia picchia. Pure io. No, Stewie, sono PC Engine. Città. Ciao, Maccan Fabio. Ciao, Maccan Fabio. Questo potrebbe essere un R-Type, via. Potrebbe assomigliare, no? Vedi che c'hai anche sì, sotto... Allora. Se tieni schiacciato carica come su R-Type, vedi che c'è Navarra? Sì, anche lo stesso... gli stessi sprite del beam, quasi. Dai, questo è bello, effetto parallasse, dai, insomma è... parecchia robina il suo... Esatto, il melo, pure quello. A referto. No! T'ha ammazzato di coso. Peccato. Alla salute. Alla tua, Alex. Grazie ragazzi, alla nostra, alla nostra. Salute Alex. Grazie, grazie mille. Vecchio! E di chi c'è? Beh, esatto, le DP. Assolutamente.
Ardecchieri, ma non era morti. Colonna sonora, sì. L'apprezzo, eh? La gradisco. Mo ti sarà un bosso? Ah, è bastardo. È proprio lì. Dopo diventa impestato, già provato, non male. Ma pure non pare che è tanto facile all'inizio pure, eh? E praticamente ci hai like, è tipo una bomba che ti spara proprio davanti a te. Mamma mia. Senza power up è un po' complicato, sì. Però bellino. Vai, buttiamo ragazzi. Buttiamo anche per questo Violent Storm. Gli avremmo a dirlo. Soldier, porco. Violent Soldier. Soldier. Un attimo, porco, due su pezzo, però fa incazzare, eh? Andiamo avanti, se no ci arrabbiamo. Allora. No, bellino. Allora. Praticamente la parte di sopra e di sotto erano tipo degli scudi di protezione. Allora, proviamo Rastan Saga 2. Uscito in sala giochi come Nastar. Ciao Gufetto, ciao Ranma. Diciamo che con Rastan questo non è che c'ha niente a che fa proprio. Però non te va Ran? Sì. Ok. Io mi ricordo l'arcade che è una merdata, quindi questo non può essere tanto meglio, mi sa, eh? Classico dalle stelle. Sì. Non ci sia. Esatto, Brumbi, una zozzeria l'arcade. Che è ormai... Una schermetta in più, però sì. Si è trasformato in Wolverine, è vero? Mi dispiace che ti ha toccato. Questo che è un power up. Forza. Che è la progressione? Siete tutti, puoi sparare in giù, tirando in giù? No. Invece Rastan puoi anche sparare in giù, no? Cioè sì. Sparare, metti giù sì, l'arma. Sì, no, qui... L'arma. No.
E niente ragazzi, votiamo per Rassan Saga 2, però purtroppo il gioco è tutt'altro, o almeno è lontano dall'essere un bel gioco. Purtroppo. Decisamente lontano. È un po' particolare. Sì. Qua qui si rompe. Approcci. Non si pigliano i svani, eh? Manco se ci vai sopra e tiri in giù. No. Boh. Strano. Esatto, c'è le chance. C'avevi i giochi perché c'avevi problemi di vista. Ciao Nicottero. Ciao Nico. Biu 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 biu. Mamma mia ragazzi. Polverizzato. Esatto. Disintegrato. Chi è? Uno dei quelli di Mars Attack? Un colpo. Una botta da polverizzato. Un polverizzatore Thompson. Esci ai like, cioè, se serve a poco. Sta grafica che fa un po' impressione, così di impatto, però sicuramente no. No, non abbiamo fatto Ordine. Ieri abbiamo fatto Ordine. Eh sì. Arcade Mountain. Biu biu. Vai ragazzi, avete votato? Se avete votato vado io, dai, fammo riposare Zuc. 1. Io onestamente ti dico Alex, questo vabbè non è il massimo, però all'epoca se avessi avuto questa console non sarebbe stato bruttissimo. Meno, ecco, peggio, ma... meno peggio di quel che sembra, insomma. Sì, sì, dai, rispetto a quello prima, sì. Forse magari ecco, a giocarlo prende un sì, po' di sì, vederlo. Sì, sì, sì. Allora, vediamo un po' che vi posso far vedere. Faccio vedere Shockman. Già dal nome l'uomo shock. Shockman. Oh signore, un saltarello. Che devo schiacciare? Arnold, lei come si chiama? Sonia. Non sparo, non fonia, eh. I'm ready to remain, please. Vieni al laboratorio, Dio. E lui sotto fa dubbi. Come facciamo già avanti? Pa, 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 pa. Ma chi è, oh? Ah, sì. Io non ho capito, eh. Come fa? Wow. What's going on here? Dio svizzero. Shock. Che succede? Prepararsi alla battaglia. Scima, come fa? Non capisco come si mena. Ah, mi trasformo. Ah. Adesso sì. Cambio di piccone tra i due picconati. Oh! Ma guarda Cristoforo Colombo.
Ora si fai, eh? Sì, ma come dai? Velocità smodata! Via! Mamma mia, c'è una lineetta pure io, eh! What's happening? What's the... Niente. E che era? Ah, signorina. This is the latest news. TG. Un gruppo chiamato The Empire annuncia Death Day, che intendono, vogliono invadere Atera. Solo? Fuggite il più presto possibile. A fugge. Attento, attento, hai solo due lineette di energia. Oh my goodness, you're vitriol. Ah, questa era Shockman, questa era la, praticamente la presentazione che ci verso già una vita, no? Vabbè. Questo era il tutorial. Dun 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 dun. Presente matando. Pare un po' Mega Man. Mega Man. Sì, sì, sì. Ah, sparo pure in su. È così. Sparando anche in su col braccetto, proprio Mega Man. I due tasti qui, Alex, cosa... Uno salta e uno spara. Non c'è altro. Linea, linea. Però non sembra malato. No, no, no. No, bellino, l'ho rivalutato. All'inizio, insomma, mi sembrava un po'... È Shivrus, è un po'... Un po' troppo Mega Man, esatto. Che è Lupia, una bomba, energia? Energia. Bucco Trento. No, volevo essere se... No, quelli non si... Non si... Che non si rompono. Bene. Para, 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 para. Ehi. No, madosca. Au. Quella cos'è? Una bomba? No. Ah, energia. Energia piena. Yeah. Ciao Pable! Buonasera a te! Ciao Pable, no! Ciao Pable! Che si comandi un po'. A posto! Più giù un po' casca! Arrivai! Che non va più su? Che ne so? L'ho rotto! Ecco, si è rotto. Oh. Uff! Fatica, oh! Ah, ti brucia anche se gli stai vicino. Ti brucia sempre. Vai, votiamo per Shockman! Oh, ui. E porca madonna, eccola. De campo. Cavallo. Cavallo. Sì. Yeah. Oh, wow. Dai, bello, però quando sta lì, bello, come tipo che rimbalzano, gli la fai saltare, vedi? Ah, no, perché non hai la, no, come se non avessi la piattaforma. No. Non è. Vai, votate ragazzi per Shockman. Shockman. Stampa tampa down. Allora abbiamo 6 e mezzo, 6 e mezzo, 6, 6, 8, 8, 6 politico, 6 e mezzo, 7. Quindi non, ah, per adesso non ha riscosso dei grandi successi. No.
Allora, proviamo Bloody Wolf. Ah no, però è un coso, mi pare. Bloody Wolf. No, infatti non è questo. No, ho Bloody sbagliato. Wolf. Ho sbagliato. Qualcosa che non sia. Ah, vabbè, questo a parte l'abbiamo visto. Allora, Bonk's Adventure, porco due, queste versioni SKUG, lo so, mi sbaglio, lo so, c'era ciò pure te, c'era ciò pure te, c'era ciò pure te. Allora, pa pa pa, c'è del glitch in questo gioco. Un capellino, sì. C'è del gioco in questo glitch. Esatto. Pure su questo, vedremo quante ce ne sarà le versioni. No, perché dopo quella è quella ottimizzata. Ora flussa. No, è Bonks questo, non Bonz. Mi sono già spostato proprio. Porca madonna. Ce n'è una perché non. Ecco. E un cuore. Un cuore mio. Dai, facci un altro. Lui praticamente tira le testate. Sì, dopo si trasforma. Ecco, due cuori, probabilmente recuperi un. La vita. Sì. Così lo saltava questa. Questa, ecco, mi trasformo. Sto un po' incazzato, eh. Sempre più incazzato. Sempre più piccante. Mi pare che la non mi dice pulisci lì. Sempre più incazzata. Una fetta d'anguria. Anche detto watermelon. Un melone d'acqua. Pa pa ra pa 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 pa. Oh! È diventato marrone perché già le patite. Au. Ma le faccette non sono tutte, no? Non mi ricordo. Mo' divento rosso, eh. Grossone. Ah no, non è mai questa. Chi è? Non mi ammazza di ciò, eh. Non c'è santi che ti è. Papparappapparam. Mamma mia! Salvato! A posto, in pieno. La luna che mi segue? Anche arrampicarsi con i denti. Beh, contenti i dentisti.
Pam 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 pam. Questo c'è anche su Amiga, eh? Questo c'è anche su Amiga. Vai, votiamo ragazzi per Box Adventure. E una madonna, Campocavallo, diga dei castriccioni e cinguri. Ma a posto, che? Queste sono delle cravatte? Che sono? Ciao Texaco! Marco. Wow, indietro fino a qua giù, mamma now. Ciao Texaco. Ah no, sono morto. Ciao Texaco. Oh. Oh. Dai, facci entro. E porca miseria, troppa roba. È un trampolino quello? No, mi sa che... Mi devo da... Mi testate, mi pare. Muso. Forse è il cappellino, è un trampolino? Come si faceva? Come cazzo era? Quello dorme. Ciao Vinci. Ah, eccolo lì. Ciao Vince. Ciao Vince. Bene, adesso stiamo dentro. È il dinosauro. Pa 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 pa. A posto. Yeah. Eh sì, sì, Texaco, sto veramente sui succhi gastrici del bambuimbo. È bella l'animazione quando si arrampica. Perché però non mi va? Da sotto forse? Eh sì. A posto. Schiumata. Come Aia. Non è un long play, comunque questo è carino, eh. Questo è carino, questo è carino. Allora, terzo titolo che vi posso far vedere, vediamo. Allora, potete votare, intanto. Diteci questo, la vostra. Questo dal nome Gomola Speed. Gomola Speed sembrerebbe gioco di corsa, di corse, non so. Cosa bisognerà mai fare? Prendere le pallette arancioni? No. Allora, devi prendere i pezzi, sì, è tipo un serpente. Poi? Forse la testa. Forse le pallette anche. No. Pallette no. Enclose foot open exit all. Ah, okay. Ah, gli devo girare intorno. Devi arrampare. Chiudere. Ah, se ti prende ti smonta praticamente. Sì. Bellino questo. Carino, sì. Molto originale. Sì. Allora non mi aspetta. Oh! Aia! Mentre se ti cicca in testa. Siamo pronti. Questo è molto croccante, sì. Guarda che figa una puttana. No. C'è un pezzettino di Flicky, un pezzettino di Nimble. Sì, un po' di tutto. Esatto.
Ciao Bert, questo è Gomorra Speed. Ciao Bert. Ciao Bert. Anche quello lì, anche questo, uguale. Sì, 500 points. Chiave. Ah, quindi a roba no. Gli oggetti basta che li prendo. Mi sì, pare. Gli oggetti basta andarci su. Gli oggetti sì. No. Cosa bisogna fare adesso? Forse devi resistere un tot e appare roba. Se ti chiudi in cerchio su te stesso? Ah, adesso cos'è? Quicks? Facile. Devi scoprire tutti i pezzi. Mi pare gli atti vanno su corri dietro a coda. Che non ci riano. Queste stessa cosa. La Madonna. Non sei lunga abbastanza per prenderli larghi. Ce n'ho altri. Ah. No, sì, certo, però visto, devi fare un cerchio stretto. Oh. Grande. Ba ba ba. Marcolo. Che luce questo? Un po' diverso dal sol. Guarda, porco. Exit. Vai, votiamo ragazzi anche per Gomorra Speed. Gomoda. Quello. Ah, vedi, cambia poi i livelli, eh. È sempre uguale. Bene. E come fai? Sei corto. Sei cortino. Sei corto. Hai morto. Ma sotto c'entra il ninja del Gozo, cioè. Allora, va di lei, Simon, per i prossimi. Qua. Select, run e uno e due. Ok. Infatti, Buffetto, personaggi di altri giochi sembravano. Allora, a Simon gli facciamo fare. Sì. Ah, bello questo. Conversione arcade di Taito. Questo è un Kicks con grafica, insomma, spaziale. Sì. Questo è Wolfid. Mi sposto. Vedete, ne è schiacciato, no? Okay. Questo è il laser, puoi sparare, mi pare. Sì. Solo che a quello rosso no, puoi sparare i piccoli. Isho. Troppo goloso. Delfino curioso. Oh. La tinta ha bloccato i nemici col tempo. E che spara lì. Ci arrivo. Togliti. Thank you.
Al pelo. Io di questo avevo Frenzy su Commodore 64, ma ci ho giocato tantissimo. Sì, ce ne sono diversi di varianti. Sì, sì, sì. Babbo. No! Porcaccia miseria. Ehi, dalle. Facce. Io ce l'avevo sul PC questo pure, Boldo. No. Sei troppo. È troppo precipitoso. Dai. Sì. Nico e Melo, io mi ricordo, mi sembra sono arrivato al livello 14, poi diventava veramente impossibile. Sì. Vai, votiamo per Wolfid, ragazzi. Ciao. T'ha sfiorato. No, mi sono incastrato. Mi sono incastrato. Deci indietro. Mi sa che se lasci tu l'indietro? No. 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 Boom. Ba-boom. 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 Ma quella sorta d'astronave va chiusa nel blocco o va cioè va distrutta? No, no, te devi fare il 96%. 96. Sotto c'è. Ah, ok, no, no, nel senso non c'è bisogno di distruggere. No, no, no. Basta completare a schermo. Sì, sì, cioè sì. Chiudere, ok. Pam pum. Pum. Pa pum. Ba pum. Che si spara. Quella sparano. Fa solo parte di disturbatore. Sì, sì, sì. Sì. Oh! Ah! Mamma mia. Chi è? Numero di virtuosismo. Dai, dai, 3 secondi. Uffa. Che fatica. Ma sotto c'è scritto 96 o si leggeva male? No, era 96, sì, sì. Ah, no, percentuale. Get percentuale. Pare 96. Sì. Però non ti dice quanto, su quell'altro ti dice devi fare il 75, sì, sì. L'80. Ci arrivo. Questo Nicotto DB, a me mi è sempre piaciuto questi giochi qua. Sì. Oh. Occhio. Pa 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 pa. Mamma mia, che non mi incastro. Allora, abbiamo votato? Da 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 dum. Ci arrivo. Dum. Sì, diciamo questo pipum pipum potevano cambiarlo un pochino. Ah, vada! No! No! Speed. Qui sì. Ti ha graziato, eh. Sì, qua me l'ha fatta passare. Occhio. Non te muovi. Lo so, infatti, che vota in pochi. No! Votate ragazzi che è gratis. Cacchio. Andiamo a fare il uno di fatto due. Boh. Sì, uno. Questo molto divertente. Allora. Molto proviamo Wolfie. Motorroder 2. Motorroder 2. C'è anche un 1.
Vediamo un po'. Uscio Roma, ciao Ivano Corona. Ciao Ivano. Non è molto chiaro sul modo di scrivere. È un font un po' strano, sì. Questo è un Moto Roder 2. E questi sono... Ah, devo scegliere tutto. Questo. 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 Non so cosa ha comprato, però l'ho speso. Ti rimane $500. Fa exit, vediamo se ti fa la gara. La gara. Come si accelera? Di tira in su? Tacci 2. Di tira in su? Piano piano si stanno accompagnando. Se no c'è qualcosa che non va. Ecco, è riuscito. Ecco. Come? Non lo so, questo spazio non ti disse. Sono esploso, non so, neanche io per me. Vabbè, ho deciso che questo è il gioco bonus. Ah, il fatto è che non ti aspettano, cioè. Date un attimo di te. Allora. Questo era beginner, figurati quelli livelli più esatto, quelli difficili. Allora, vai, dopo uno così facciamo un gran titolo di corse, andiamo a fare Outrun, che mi pare che, a parte la strada che è un po' più piccola, ma il gioco dovrebbe essere molto molto bello. Outrun! Splash Wave. A me piace tutte. Splash Wave. Un altro tasto per la marcia, esatto. Ok, in basso. Vieni. Guarda bro, come è fluido. Come va? Ciao Dave Master. Ciao Dave. Ciao Dave. Io la prima versione di questo l'ho giocata sempre su Commodore con il floppy. Sì. Che all'epoca facevano le raccolte, c'era la Edi Gamma e poi delle altre che c'erano proprio le uscite da edicola e sì, più sì, o meno sì. Su un floppy c'era 6 giochi. Mi ricordo.
Ce la faccio? Togliti. Eri troppo fiducioso, eri troppo vicino. No, volevi testare la robustezza delle colonne. Esatto, esatto. Se cascava giù. Dai, esatto, il caro vecchio Struvalero. Da molto il senso di velocità, sì. Sì, sì, qui va tutta, Nel Commodore, quando prendevi qualcosa e ti ribaltavi, loro erano in terra e si davano. Lei dava la colpa a lui e lui faceva no con la testa. Ma giusto, spariscono i due personaggi quando ci si ribalta. Si disintegra. Che sono sparati nella. Sì, probabilmente a troposfera. Sì. Si è disintegrato. Posso riprovarci? Come no? Ma ripiana un'altra musica. Pam pam pam. Intanto botiamo, ragazzi, anche per Outrun versione PC Engine. Eh sì, la strada è un po' piccoletta, un po' più stretta rispetto al gioco originale, però guarda come fila. Pa, 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 pa. Questa Nicotto, bannate Nicotto per la battuta. Esatto, no. Aia. Che botto. Servati 8 per il gioco, 4 per come lo gioca il sound. Strano. Questo è un evergreen, comunque. Eh sì. Stufa mai. Esatto, questi vanno fossati, sì. Ho frenato, albero, arbitro. Freni. 20 secondi, Simo. C'ha avuto incidenti, sarà difficile. Pa, 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 pa. Dura. Pa, 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 pa. Non c'è ancora no. Il video. Però non mancava tanto, eh? Eh no. Ciao Condor, carissimo. Oh, grande Condor. Ciao Condor. Bonjour, bonjour Condor. Allora. Allora, purtroppo non è una bella conversione, però vediamo anche Shinobi. Non vi aspettate niente, non è brutto, però non è manco bello, eh? Vai ragazzi, votiamo, però che siamo 90, votiamo in 6. Diteci cosa ne pensate. Forza, forza. Io l'ho sempre ritenuta troppo veloce. Non era. Pensavo giocavi. Ah, adesso sì.
Allora. Mission 1. Ti buttavo proprio davanti a pistola. Ciao Robby. Ciao, Robby. Anche qui, Simo, i due tasti cosa fanno? Salti e spari, salti e spari. Ecco, appunto. Liscio? No, te lo chiedo perché a volte il salto su alcuni giochi lo mettevano sulla freccia su. No, no, questo è proprio salto. Sì, sì, due tasti. Uno. Stupido. Quindi uno salto, uno spari. Mm-hmm. Anche su Commodore, Bert, su diversi titoli. Guardalo questo. Mannaggia. Infatti qui verrò flagellato, però Joanna Sister, una delle grosse pecche era il tasto su per saltare. E non ho mai potuto digerire questa cosa. Guarda sti due impuniti. Vaffanculo. Sapevo io che arrivava lì. Votiamo, no, ragazzi, intanto. Intanto, non tanti. Come si farà a lanciare la menzione? Ultimi tasti. Select. Ah, giusto, vediamo. Curiosità. Sì. Sì. Brrr. Usavano il select come terzo tasto, in pratica. Niente, questo proprio è messo lì. Che sono anche dei pad a 6 bottoni, eh. Quello l'avevo preso. Tipo per Street Fighter 2, se posso giocare con pad a 6, per esempio. E come te la chiavi? Come te la chiavi con i picchiaduro, Zucca? Io bene, perché nasco da... cioè la sala giochi, ho giocato quasi tutti gli Street Fighter 2. Bene, allora ti famo fare Street Fighter 2. Ecco. Bene. Ah, io... D'accordo. Ho schivato una pallottola. Ma ragazzi, votiamo per Shinobi, dai, su, siamo 100 persone. Yeah. Non potremmo votare in tre, no? Per questo, che è un modo per tenere anche, capito, per essere partecipi, no? Sì, sì, certo. E per fare lavorare i moderatori, esatto, un po'. Esatto. Il meno, se no mi alzo e va lui a valenza la giornata. Ma non ti dà la mitraglietta, eh? Ci guardiamo, serve. E infatti, no, Condor, con gli emulatori si può, sì. La mitraglietta, quello dici te, che sono come si chiama, i proiettili esplosivi, perché non devi morire, devi prendere, devi salvare i cosi senza morire, mi sembra. Ah, senza morire. Ciao Farlocco, Farlocco, occhio. Io questo lo chiamavo Spider-Man in sala giochi. Sì, gli somiglia. Questo no, ti tira la lama addosso. Mamma mia. Allora, vai Zucca, ti faccio fare
Sono sempre stata una gran schiappa a Shinobi. Allora, facciamo il save button. Ce l'hai 6 bottoni sul pad? Sì, spero. Sì. Allora, up. Right. Dob. Beb. Qua io penso i primi tre è pugno, 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 calcio, 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 però non lo so. Sinceramente non lo so come impostati. Allora, Street Fighter 2, facciamo questa, non la Champion. Sì, va bene, va bene. Oh, grazie il Melo per l'abbonamento. Perché ne è comparso? Si è visto? Grande Melo. Grande Melo. Non lo so, Alex, perché ho Parsec. No, no, sulla live dico, si è visto? Sinceramente non ci ho fatto caso. Sinceramente non ci ho fatto caso. Ma che roba è? Ma non è questo, aspetta. Non è questo Street Fighter. Non mi somiglia tanto, effettivamente. C'è qualcosa che non tocca. Ah, era Street Fighter quello che ho messo io. Ah. Yeah. Mamma mia. Aspetta, fatemi vedere una cosa un attimo. Non è che si è staccati. Allora, avvisi. No, avvisi è tutto, tutto configurato. Vediamo un po'. Aspetta, Oh, adesso ci siamo. No, c'è tutto configurato, non so perché non si è visto. Vai di là. Duke. Para pa 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 para pa 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 pa. You win. Sì, io di solito usavo sempre onda o blanca. Para pa 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 pa. Tanta roba, sì. Io sinceramente non sono un esperto, però stiamo parlando di Arcade Perfect, via. Scossettina. Sì, è fatto molto molto bene. Manca giusto la parallassi nello sfondo, vabbè, gli si può perdonare. Penso che gli si può perdonare, dai. Ciao GameScript, buonasera. Era come avere, direi voto 9 e mezzo, era come avere un arcade a casa. Parapapapa. To. Va, eh. Meno male, penso se toccavano. No, no, infatti gliel'ho chiesto prima, li sai giocare, ma ha detto sì, allora andiamo tranquilli. Sì, possiamo votare per Street Fighter 2. Però questa non è la World Warrior, ma è la Champion Edition. Aie. Tiè.
E si va in rassia. Eh sì, lui era tosto. Gli è andato per terra. Le prese che faceva facevano male, però erano difficilissime da fare. Ciao Cialupi! E un saluto dalla Madonna del Campo Cavallo. Va ragazzi, facciamo l'ultimo incontro e poi facciamo il secondo. Uno pari. Questa me la gioco. Eh sì, caro vecchio, chiaro, tanto più vai avanti più l'intelligenza artificiale comunque migliora. Invasione al campo cavallo. Bom, 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 bom. No, no, c'era lì, yeah. Grande, la porta a casa, dai. Non si sa con quanta vita. No, no, è in terra, è steso. Ma così è. Però l'importante è il risultato. Esatto. Andiamo avanti, eh? Vuoi fare un'altra? No, no, vai tranquillo, Alex. Allora, secondo gioco, vediamo, che gli possiamo far fare qualcosa che magari... di qualche classico, vediamo se abbiamo qualche classico. Ah, non so, l'hai fatto anche ieri sera? La versione di Splatterhouse che è molto molto bella. No, l'hai giocata te Alex ieri questa. Ah, l'ho giocata io? Okay. Sì, l'ho giocata te, sì. C'ho memoria di un canarì. Allora, è stato votato, no, per Street Fighter 2? No, mi sa devi far run. Stai a giocare? No. Se fai run. Ah, no, certo. Non mi danno niente. Perché c'hai il pad da configurare, no? Questi ah, i sei tasti. Sì. Questi a sei. Troppo scalmanato. Down, left, sales, subs. Ok, fa un po' run adesso. Ok. Sì, già avevi configurato quello per Street Fighter. Sì, infami e pipistrelli. Para pa para pa pa. Thank you.
Occhio ai teste, questi vanno in mazzi di dire teste. Non lo so se era problemi, caro vecchio Struvalero, se era problemi dei copyright, non lo so. Fatto la maschera, no? Ivano, questo è sempre per PC Engine. Splatterhouse per PC Engine. Spicci con la S. PC Engine. Questo è bastardo pure, Sì, no, ma non ci prendi la mano giocandoci. Beh sì, in 3 minuti è chiaro che dopo metteci un minimo di input lag di Parsec. Poldo, c'è delle differenze, però sinceramente questa non ho visto se è la versione europea, se è la versione americana, se è la versione giapponese, perché ce ne sono diverse. Quindi bisogna ci guardo. Guarda che bastardo. Occhio a testa! The cazzo. Test the cazzo. Purtroppo questo, ragazzi. Allora, intanto votiamo, ragazzi, per Splatterhouse. Su, non siate timidi. Fateci sapere cosa ne pensate. Ciao Nicotto. Buonanotte e buon lavoro per domani. Ciao Nicottero. Notte Nicotto. Ma tanto è timido ma vota. Esatto, salutiamo il cliente di Nicotero che ci segue sempre. Bacio. Vai se scali. Adesso c'è il boss. Il boss te li mette quasi al centro del caminetto e poi ti abbassi e calcio. Attenzione alla fine che lui te ne tira uno che di solito chiappa in mezzo, quindi questo? No, non te la tira. Sì, ecco, no! Ma l'avevi anche avvisato, perfetto. No, no, pensavo che a sto punto non tu tirava più, invece ha aspettato. Sta versione qua non lo so, c'è lui. L'arcade mi sembra 88. Tanto è passato un best lap. Vai, votiamo 1990. Non so se è stato votato già, Tututti, tututti, tututti. Ah, abbiamo votato allora. Possiamo andare avanti, dai. Vai, Alex. No, no, bellino. Basta prenderci un po' confidenza
per quanto riguarda il range del, dei colpi. Sì, assolutamente. Allora, Mortal Kombat no, non lo vedo. Molto probabilmente sarà sul CD. Mortal Kombat, credo, almeno. Allora, abbiamo fatto un po' tutti. Non c'è, no. Allora, proviamo anche la versione di Vigilante, o meglio, il secondo capitolo di Kung Fu Master. Questo è molto facile. Dobbiamo salvare Madonna. Esatto, Condor. Ora l'incontro gliela stringo a tutti. Dai, abbiate fede che forse cominciamo il Broken Sword 2, forse. Non si sa se ce ne va di rimanere un'oretta in più. Ba 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 ba. Eh sì, sì, questo è molto simile a Queen Hop. Grande. Dimmi. Tutti biondi, non si capiva perché. Forse li cercavano tutti così. Pipi room. Ma è Pepisha oppure. Andiamo tutti alla. La faccia. Ma ha fregato, pensavo sparassi una volta sola. Vai, votiamo anche per Vigilante. Fanno i peperoni ripieni. Wow. Questo ricordati che lui gli aumenta la vita, Sì, devi menarlo costantemente. Gli dai due botte, se cosa, e lui e la vita praticamente la riguadagna. Aia. Dai, Anche lui, qua ha mantenuto. Lui che dice bedda madre. Hanno mantenuto la difficoltà estrema anche qua. Come on. Io capivo, ma non ci può volere 60 colpi per ammazzarlo. Sì, e questo è il primo, il primo. Che miseria, poteva fare pure una cosa un po' più. Oltre a essere duro come un macigno, si rigenera anche, cioè di poi. Nient'altro? Esatto. A posto. Boh. Vai che ci sei, dai che ci sei. Ecco, l'abbiamo salvata. Sì, tirava dei cartoni abbastanza decisi. Importanti. Sì. È fatta, ma sotto il naso. The van is carrying Madonna.
Andiamo alla discarica di Junkyard, che è la sì. cosa di macchine, come si chiama? Sfascia carrozzi. Vai, andiamo avanti, go. Eh? Go. Sì. Ah. Ok. No, questo è bellino. Per trucco, per avere un po' più range, gli tiravo calci bassi proprio per arrivare un po' più lontano. Yes. Allora. Allora, vi faccio vedere Special Criminal Investigation, che sarebbe Chase HQ2 Spish. SC. Oh signor. Come lo fatti? Accelera, freno. Su e giù. Ah, no. Su, acceleri, giù, freno. Ai ai ai. Spish. Ciao Cocca, ciao, già, 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 già. E il tubo? Strada. Bellino. Turbo era uno degli altri due tasti. Giusto? Questo. Forse sede? Questo no. La Madonna, come piove, oh. Ha già smesso. Fuori da galleria 60 gradi, esatto. Ciao dalla cera. Ciao dalla cera, buonasera. Ciao dalla cera. Oh, però questo va, eh? Sì, sì, sì. Però veloci. No. Eccolo. Dietevi. Oh! Il motore in fiamme, questo va, eh? Eh sì. Ti do un par di botte col turbo. No, porco! Ah! Turbo! Hai rotto il cazzo. Oh, no. Vai. In galera. È già stato arrestato, eh? Sì. Ricordiamo che nessun civile è stato colpito molestato. Durante il inseguimento. È già in galera. Stage 1 completes. Questo è bello, eh? Questo è fatto molto molto bene. Sì, sì, sì. Divertente. Ma è anche molto giocoso, vedete. Sì, sì, sì. A parte io che sono una merda, però. No, non è facile comunque sparare preciso e poi guidarlo. Poi mi sembrava ci fossero dei power up ogni tanto, no? Se non l'elicottero, mi sbaglio. L'elicottero, però al secondo livello. Un infinito in acqua. Turbo. Ah no. Ehi. Mamma mia, turbo sopra il ponte, ho messo. Sul ponte. Pericolo. Eccolo. A posto! Ah. Che madonna, è passato sul demonio. Turbo. Ah, è turbo sul ponte. Turbo si sascia. Ehi. Madonna, che palle. Votate, votate ragazzi, intanto. Porca madonna. Hai visto i furgoncini. Ah. Eccolo.
Sì, ma non vale, lui di sotto non ci va. Esatto. Oh, non sono mai i turbi, mi sono finiti i turbi. Tu mi turbi. Ah, oh, cavolo. Champagne per brindare a un incontro. Per te che già eri di un altro. Ah. Vai, biglietti. Eccolo. E porco due. Fermi lì. Grande, 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 grande. Allora, visto che è stato votato, ragazzi, vi faccio vedere anche un'altra conversione arcade. Legend of Hero Tonma. Oggi sono di Napoli, ecco l'inglese. Stasera gli avremo mai, Legend. Le ruine. Ciao Chirara, buonasera. Allora, porca miseria, gioia. Ciao Chirara. C'ho i tasti a rovescio, però. Fatto molto molto bene. Allora, paura. Pa 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 pa. No, mi sono messo sotto perché sapevo che sparava. Dio Marturello. Dov'è? Ti ricordi Melo? Peccati per finirlo in live. Bombette. Ba 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 ba. Questi non sono mai riuscito a superare il primo mostro. Figurati. Anche se. Al solito mi piaceva da matti, ma il primo mostro per me. Ostacolo inarrivabile. Insormontabile. Ciao Chiodatis. Ciao Chiodatis. Pa 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 pa. Il boss componibile. Come l'IKEA, come l'IKEA. Sì. No, sbaglio. Vai via. Votiamo prima che mi incazzo me ne viene, eh. Guarda quella sotto. Blè, al baciamano. Cosa fa? Baciamano. Blè. Ai, para babau.
se ne va lì. Perché mi devo cazzare, voglia del Dio. Allora, sì. Cagnotta. Grazie Smith, grazie per l'abbonamento. Dai, Smith. No. Troppo vicino. Ragazzi, buttati, non so se è un bene o un male, che quando si sfranteca tutto, forse deve distruggere un tot di volte. Direi che lo stai comunque col tempo. Boh. Male non sarà. Male non fa. Non è che devi saltare sui pezzi mentre si ricompone? No, devi colpire la testa, sempre. Mi sa che è così. Porca madonna, è un po' tosto. Mi devo incazzare, guarda, io me devo incazzare sempre. Allora, terzo e ultimo titolo, ragazzi, qua ci vuole al mister Andrew. Facciamo il gioco preferito dal buon Marchetto Turicano, Pac-Land. Ciao Emblema. Hola. Ciao ex Emblemax. Ciao Emblema. Sì, sì, Michè. Allora. Quindi, però è rovescio. Allora, bisogna cambiare i tasti. Perché praticamente qua il joystick è per saltare. Allora, right, down, left. A rovescio. Sì, sì, sì. Allora, quindi un tasto per saltare e il joystick per saltare e i tasti per correre, esatto. No, vedi. Buon muovi col joystick, no? Non mi ci sta. Uno. Due. Vedi, no. Cioè, piace mano che i tasti è uno per correre a destra, uno a sinistra e in su per saltare. Cioè, piace mano, però, perché sei abituato a giocarlo sempre dall'arcade. Certo. Para 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 para.
A posto, bene. Non l'hai vista questa? No. Perché ti può dare dei power up o anche delle, anche delle penalizzazioni. Mai vista questa. A testa in giù. Ecco, sti comandi non ci sono. Parabaraba. E qua, eh? Ah. Beh, qua è meglio. Sì, sembra più facile, sembra. Uno, due, tre. Tum tum pom 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 pom. Sì, esatto, me lo vedi. A volte rigiocare un titolo più volte ti insegna anche cose che non conoscevi. Abbiate fede. Dai, votiamo pure per Paccalando. No, però comunque Alex, la parte del trampolino è un po' più permissiva qui, perché arrivi più con più margine di là, è proprio al millimetro. Oh, non ho chiappa uno, Ciao Retro. Non gli affo. Porco due, non mi ti sta che devo. Ciao Retro, vai. Ciao Retro. Pieno, ma non ci avevo fatto apposta. Per caso. Ante contenti. È tornato. Vai, che andiamo avanti. Via, è stato votato? E lui ora gli racconta. Sai, ho fatto il bosco all'incontrario. Un trip. Allora, vai, Simoni. Yep. Opei. Allora, il buon Simoni, ovviamente lo aspettavamo da tempo. Andiamo a provare R-Type. Addirittura? Marco 2, aspetta. Venga qua. Eccolo, bevo io. Troppa fiducia. Vai, insomma. Infatti l'ha fatto Bert. Però molto giocabile, Simo. Non l'ho visto. Attacco a sorpresa. Non l'ho visto, è erba. Thank you.
Vado dove l'aveva messa. Ai. Okay. Cattiveria. Adesso abbiamo capito. No, 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 no. Devo ricominciare, devo ricominciare. Ok. Oh, vieni qua. Ammazza che convenzione, raga. Molto, molto bello. Guarda sto stro... È lo stesso di prima, Simo. Sempre lui. Sì, lui. Proprio lui! Vedi quello sotto. Chi è? Ho fatto kamikaze diretto. Bastardo. Vai ragazzi, anche cominciamo a votare anche per R-Type. Questo è molto molto bello, eh. Mamma mia. E almeno per me altrettanto difficile. Dai dai, naffia se bianca, ecco. Non levate le gambe. Lisciato. Porca boia. Para papà para papà posso para fare papà. Niente, eh? Se fai select devo avanti. Questo finisce da me. Vale. Ci ha provato. Ah, fatto pulito. Sì. Ciao Luke, buonasera. Ciao Luke. Pam 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 pam. Tum tum. Para para pam. Ha fatto un gioco di prestigio. Sì, sì, qua non so come sono riuscito. Non lo sapremo mai. Beh, diciamo quando hai un po' di power up, dai, un po' più semplice. Diciamo adesso fattibile. Pam pam pam. Grande! Dai! Bravo Simo. Babom, babom. Ciao Brunzo, buonasera. Eh sì. Ciao Brunzo. Non ne via troppe SS. Bom, bom. Vai, votiamo ragazzi. Ovviamente se già non è stato fatto, eh. Comincia a essere leggermente impestato. C'è un capellino di roba a schermo, sì. Sì. Però tiene bene, eh? Cioè nel senso. Sì, sì, non c'è rallentamento, c'è niente, vedi? È pulito proprio. Era programmato bene. Anche la macchina probabilmente aveva le capacità per gestire. Sì. Yeah.
Easy, via, oh. Troppe S, visto come ti si muove scatti? Ti si muove tutta a scatti, capito? Quando ce n'ha troppi, no? Ma andiamo avanti. Il treno non l'ho visto. Baro. Sì, Brunzo, questa sì. Tanta roba. In assoluto. E dalle. Sempre lo stesso treno, eh? Tre tutti insieme. No! Quelli sono i nemici per eccellenza proprio. 3 su 3 allo stesso punto, 3 su 3. Ho capito, allora. Però. Sì, sì, ho capito. Ma il nemico del primo livello. Guarda. Ora ho capito. Sì, è vero. Allora. Che ci vogliamo vedere? Ci vogliamo vedere? Ah, un Atomic Robo Kid. Questo pure era bello. Special. Atomic Robo Kid Special. Della Hoopl. Questo salto, questo scavo. Oh, ma sparate un po', eh? Tranquilli, fate. Ehi. Questo è molto diverso dall'arcade, infatti è sì. Special come nome. È leggermente punitivo. Sì, il fatto che poi i colpi sono lenti, svaniscono mai? Sì, anche la lentezza. Sì. Eccola. Ho un power up? Ma un po' d'energia? Atomic Robo Kid Special. Eh sì, ragazzi, cominciamo a votare, vediamo che ne pensate. Adesso facciamo fare l'ultimo il buon Simony. E... Barabababa. Sì, però se io evitassi... Ah, guarda sto colpo, e basta! Segua a vita, praticamente. Te corri dietro. Anche nel prossimo gioco te lo ritrovi. Eccolo là. Ah. Schiappato. Mi dicono facile? Mm-hmm. Barababom. Non so cosa sto raccogliendo, però. Ma è impossibile, ma infatti io mi ricordo che c'erano i power up qua. Game over.
Qui ti spedivano la coppa a casa quando lo completavi. Sì, mamma mia, esatto. Altro che coppa. Allora, allora facciamo dai l'ultimo per il buon Simony. Gioco di corse, come lo vedi? Va bene, proviamoci. Allora, proviamo Final Lap Twin. Final Lap Twin? Eh no, questo già la cosa, aspetta, capito. Ho capito anche che... Ta 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 ta. Ah, dice il nome prima. Vai, vai, non c'è telecamera, là, puoi passare tranquillamente. V10. No, sotto il manuale, Questo è più buono, certo. Vai, a tutti. Ah, questo è tipo un pit stop. Sì, questo infatti si può giocare anche in due. Allora, quando ha messo la S ho pensato che scrivesse santo. Oh, guarda questo. Proprio lui, il numero uno. Questo lo giocavo con, praticamente con mio fratello, e si faceva darsi fastidio pit stop 2 sul comodo, perché poi c'era il colore delle gomme che diventava fino, mi sembra, bianco, e poi andava fuori, dovevi entrare i box, no? Sì. E che palle sta rossa. Rouge. Kirara, cioè l'arcade, sì, l'abbiamo fatto anche tutto dall'inizio alla fine. Bello, grande Magna Gettoni, però comunque un bel gioco. Sei quinto, Simo. No, mi schiantavo contro un cartellone. Che madonna passa su. Ah no, è quello sulla sinistra, guardavo il destro, sì. Vabbè, era per dargli una motivazione. Esatto. Grazie per la fiducia. No. No, c'è il simbolino di Parsec sopra, non l'avevo visto. Kirara è un bel coin op, sì, assolutamente. Absolutely. No, dai, quinto, però c'ho beccato. Mi ha preso due punti. Bam bam. Bam bam. Vai ragazzi, votiamo per questo. Mi ricordo Final Lap Twin. Ok. Double. Pam 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 param pam. No. Esatto, c'è le chance. Ma nell'app duplice. Double fast.
Vai Zucchi, si prepari che poi noi famo il trittico finale e poi andiamo alle votazioni. Che dite? Sì. Oppure posso farne anche un altro trittico io, Adesso, come vuoi Alex? Va benissimo. Quasi mezzanotte. Questa settimana senza problemi. Siamo tranquilli. La prossima sì. Un po' meno. Dubbi. Guarda, io mercoledì già lavoro, non da giù, ce la fa delle cose. Spero di lavorare solo mercoledì, ma spero. Però non lo so. Oggi ho dato un'occhiata all'email, ragazzi. Mamma mia, guarda. Non stiamo verde. Non voglio. Come si dice? Rovinarmi proprio sti ultimi giorni. Non ci pensare. Bam 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 bam. Guarda il Simon, ragazzi, no! È stato speronato ingiustamente. Stavo di guarda il Simon come ci ha preso mano, non finivo mai a dirlo. Ma non è stata colpa sua. Qui se c'era il Turicano chiedeva l'intervento arbitrale, la revisione. Ciao Serv, buonanotte. Notte Serv. Quinto. Come prima. Allora, va di lei, up. Visto molto divertente. Notte Servatis. Up, right, down, left, sus, passas. Button 2, button 1. Allora, vediamo che ci possiamo fare come giochi finali. Allora, vediamo un po'. Allora, questo innanzitutto. Ah, proprio quello? Allora, conversione, altra conversione arcade, The New Zealand Story. C'è un po' sta musica un po' troppo un po' scarburata, metallica. Qui. E sì, Verte, il kiwi sì, ha mangiato abbastanza, ste ferie. Vai su, aspetta, no, vai qua, salta e spara, lì, ancora, no, salta e spara, vai, ancora, perché c'è una porta segreta. Ciao Maurizio! Ciao Maurizio! Tanto è come l'arcade, quindi... No, aspetta! Allora, prendi l'aria... Vieni su... Vai su... E il secondo tasto... Ok, vai! Ce l'hai piena! Occhio a questi! Questi perché dai spuntoni ti ammazza, Vai! Adesso sali sopra. Dove sta questi che salta? Ok! Porco. Sì, cazzo, si spuntò. Pa, 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 pa. Ba, 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 ba.
Beh, raga, tanto questo lo conosciamo a memoria, quindi l'abbiamo fatto diverse volte, quindi cominciamo a votare per The New Zealand Story. Occhio! Ma fregato. Questi nemici loro non ti ammazzano, ma quello che spara ci. Oh, Super Turri! Oh, Marchetto! Ciao, perché? Devi saltare e sparare. Qua. Niente. Dai. Ho meritato la sconfitta. Andiamo avanti? Se avete votato. Infatti l'ho scritto adesso, Andrea, perché poi anche da finire il livello, almeno uno lo finisco. Mugia la pistola. Sì, chi è? Oh, Super Turri. Buonasera Ale, buonasera Simon, buonasera Zuc. Abbiamo fatto degli sparatutto, niente male, eh? Ha giocato anche Zucca gli sparatutto? Sì, anche il buon Simon. Ah, bene. Simon lo so che gioca benissimo gli sparatutto, ma Zucca? pure. Simon adesso ha fatto il type e addirittura ha ammazzato il primo boss. Ma con Stigamble. Credito solo? Sì, magari. No? 4-5. Ma come mai questa domanda così? No, io chiedo perché come così hai visto... No. Non c'è nessuna ironia, perché io comunque non ti ho mai visto giocare a R-Type, quindi chiedo perché... Allora, ma nel frattempo io vorrei anche salutare Grande Cipollino, ciao Bert, ciao Melo, ciao Dave Must, ciao Brunzo, grande Brunzo. Vai pure Alex. Sì. Buonasera Turrican. Ciao Zuc, grande. Ciao. Ciao Logan. Ciao Bufetto, goof goof. Ciao Logan. Ciao Cappeo. In direct, ciao Logan. Why not? Sassos. Allora, non sottovalutate la potenza di Lord Cappellius. Scusa, Turri, ma avevo il push to talk. Ma che sta scherzando? Ci mancherebbe altro. Allora, al Doc Sembre Max, grande. Allora, questo abbiamo fatto. Allora, proviamo questo. Ah no, questo però c'ha un nome. Comunque, se sono troppo molesto con questi saluti, io mi taccio. No, perché? Ok, perché? No, perché che ne so. Basta non dire troppe volte buonasera. Esatto, quello è il problema. Che allora, dico, però? Oh, Zuc si è fatto, non sapevo che era forte picchiaduro, si è fatto uno Street Fighter 2, ragazzi, la massacrati. Dai, veramente? Sì. Lì mi prendi sulla mia materia, diciamo, di sala giochi precisa. O dai, Zuc, che prima o poi io e te dobbiamo fare una sfida a Street Fighter. Ma perché no, certo. Non vedo l'ora. Quale? Quello che vuoi. Fino all'Alpha 3. Intanto, quindi anche il 3, volendo. Intanto gli facciamo provare il buon Zuc. Goals and Ghost. Strike. Ma che meraviglia. Sì, io fino all'Alpha 3, fino a quelli 3D tutti, poi i 3D l'ho lasciato un po' perché è cambiato. Bravo, pure io. Sì, pure io, infatti. Vai indietro.
Comunque sì, mi ho fatto un paio di sparatutto che non conoscevo. Ah, ok. Molto molto piacevole. No, paperotto. Guarda che roba. Ma questa era di riscaldamento. Però guardate che conversione, raga. Eh sì, questo è molto bello. Io Marchese, te ne va, c'ho un gioco proprio per te, proprio uno solo. Assolutamente sì. Tanto ho passato una serata con Andrea, quindi vi potete immaginare, sono pronto a tutto. Com'è andata? Bene. Bene. Sono contento. Ma Pippo c'era al finale? Pippo no, purtroppo, perché ci ha detto che era comunque stanco, perché ma tanto lei straordinari. Fatica tutti i giorni dai 9 a poco 2. No, anche perché lui sta dall'altra parte di Roma. Certo. Quindi farlo guidare, insomma, era stanco, ci ha detto e non abbiamo insistito. No, ma hai fatto bene. Ma ci mancherebbe altro. Certo, è dispiaciuto perché è mancato, perché uno poi ci fa la bocca che passi una serata tutti quanti insieme, però bisogna pure capire le esigenze delle persone, insomma. No, ma poi ti dico, nel senso, se un giorno non ci vengo perché non ci voglio, cioè se non ci vengo perché io lavoravo fino ai 9. È ovvio che se lo prendere, non lo prendere la spalla. Ma infatti, ovviamente sapendo qual è l'impegno del Pippo che c'ha sto periodo, sì. Ci mancherebbe altro che uno insista. No, infatti niente. Dispiace, è ovvio che dispiace, però non si insista neanche. Oh, beh, che culo, Oh, l'ha cambiata. Gambiata. L'ha cambiata. Ah, Marchetto, prima abbiamo giocato a un gioco meraviglioso. Quale? Cos'era? Spish? Cosa? Com'era, Alex? Spish? No, era... ho sbagliato io il nome. Era Chase HQ2, io invece che di SCI ho detto Spish. Spish? Criminal Investigation, no, com'è? Diciamo che ci ha quasi preso, sei stato abbastanza ottimista perché Criminal Investigation, esatto. Shish. Hai voluto fare un mashup di renziana memoria, no? Shish di Renzi è storico. Ci sta. Allora, Ross, perché non giocate a Rabio Lepus Special? Non so quale sia. Abbiamo la special, mai sentito? Ma per PC Engine? Boh. Sì, Bert, da scia spisce un attimo. Anche Final Lap Twin. Sì la, beh, la, Milo. L'ha fatto Simon. È molto bello Final Lap Twin. Veramente bello. Sì. Poi è giocabilissimo, almeno per quello che ricordo io. Assolutamente. Ross dice che è per PC Engine. Ok. Lo shooter con coniglio spaziale. Coltelli. Non me lo confonni. No, dai, non si può morire per pie coltelli. Dai, porco. Aspetta, l'ultima, la bella. Ciao, Gondorone. Allora, intanto, ragazzi, votiamo per Ghosts and Ghost. Ah, non Spish. O Spish, votate quello che vi pare, o Spish o Ghosts and Boss. No, votiamo Ghosts and Ghost, vai. Spish, chissà come mi è venuto in mente Spish. Oh, qui ovviamente Ale stiamo votando la conversione, sì, non il gioco insieme, no? Sì. Quindi questo qua è un 8 e mezzo facile. Fulmine? Che dio dei fulmini! Esatto. Faccio. Vai. Oh, ciao, Vince! Grande! Super Vince! Allora, il Melo dice che avete mangiato. Allora, siamo andati in un ristorantino molto buono che non conoscevamo, neanche io conoscevo, non ci avevo mai mangiato.
E praticamente fa un po' di tutto, fa carne, pesce, primi, insomma, pinza, e fa la pinza. Quindi ci siamo presi praticamente una pinza a testa. Alex si è preso degli arrosticini buonissimi. E poi ci siamo presi io un paio di supplì. Silvia e Andrea si sono presi i fiori di zucca, sì, molto. E poi io mi sono preso un tiramisù e Silvia si è presa una crema catalana come dolce. Abbiamo bevuto un paio di birrette. Infatti, di quante birre, Andrea? No, no, una soltanto, cioè una birra a testa. Ma loro domani parte subito? Sì, entro dice tra le 9 e i 10 vorrebbero partire. Perché comunque vogliono tornare a casa, che poi pranzano a casa senza doversi fermare a metà viaggio, no? Sì, esatto. E niente, no, per il resto siamo stati benissimo stasera. Ripeto, l'unica cosa è che non c'è stava il Pipo, però... Vabbè, ci sarà adesso, ci sarà qualche occasione tutti insieme. Assolutamente sì, assolutamente sì. Avevamo detto per le feste di Natale se gli facciamo anche il Simoni. Pure con voi magari, ragazzi. Sì. Sarebbe bello, insomma, una cosa tutti quanti insieme sarebbe veramente una cosa spettacolare. Il buon Zuc. Magari, Zuc un attimo a venire a Roma. Zuc ci si può venire a prendere caffè qua a Roma. Vabbè, andiamo avanti, subito, ragazzi. Vengo subito. Guarda, Zuc, negli anni 80-90, io mi ricordo che spesso e volentieri con amici del liceo si faceva sempre la battuta: andiamo a prendere caffè a Firenze. Sì. Negli anni 80. Sì, sì, anni 80 anche 90, non è che so così. Insomma, ora dubbi. Allora, come ultimo titolo al buon Zucchi facciamo provare questo Rabio Lepus Special. Quello che ci hanno appena consigliato. Vediamolo. Ah, no, l'ho giocato io questo. È molto croccante questo. Anche Condor. Zarro, ma porca zotta. Condorone è forse un po' più complicato che venga. Un attimo. Però Zarro sì, dai. Allora, noi era andiamo a pigliare un caffè a Rimini. Esatto. E praticamente esatto. un'ora di strada. Roma-Firenze è un po' più di un'ora. Però se corri, diciamo, pure fa. La devi correre tanto, Sì, ma comunque è un'ora e mezza. Zarro, cortesemente, una richiesta molto così, molto facilona. Se viene a Roma, mi raccomando, un paio di amiche napoletane, belle, gagliarde, simpatiche, alla mano. Ecco. Portiamole. Oh, io questo non l'ho visto mai. Allora. Invece io sì, ci avevo giocato una volta. No, non ho visto questo. Lapus qualcosa, non mi ricordo più. Rabio Lapus. C'è anche del parallasso. Condor, te in aereo, che ti ci vuole? Che ci vuole? 15 ore, stai a Roma. Un attimo, però. Guarda, faccio pure il transfer dall'aeroporto, Condorone, te vengo a prendere io. Tranquillo, io abito a 5 minuti dall'aeroporto di Fiumicino, quindi... Che ci vuole? Tanto dall'Australia non penso di arrivare a Ciampino. No. Oddio, no, mo io adesso non lo so i voli quali so, però può darsi. Però è meglio se a Fiumicino, insomma. Sì, sì. Lo vado a prima io, molto meglio. Ovviamente pure per Condor funziona la stessa richiesta, ovviamente. Un paio di amichette australiane, belle, gagliarde, molto alla mano, simpatiche, per fare usarti in allegria, siamo tutti quanti contenti. Siamo pronti. Condor, te sì. ogni quanto torni, se torni, insomma, o... Se te ne vale dillo, perché uno può dire pure fatto un po' i cazzi tua. No, perché non è che tu sei. Siamo uguali, a sto mondo. Allora, votiamo, ragazzi, intanto. Ah, vedi? È da quasi 4 anni che non torno. No, è bellino. Lo gioco male io, ma bellino. Carino, Condorone, sono 4 anni che non vieni, diciamo che non è che te perdi granché, insomma. Italia è sempre quella, fa callo, ci stanno le buche sulle strade.
Mignotte per strada, cioè voglio dire, sempre la solita storia, insomma. Diciamo che ora rispetto a prima ce n'è più di buche. Esatto, sì. Aumentate leggermente le buche. Ah, da pre-lockdown, quindi prima del COVID. Però... Eh sì. Wonder Momo, Wonder Momo non è quello di Lamu? Il gioco di Lamu? No, sbaglio io. Oh, no, mi ricordo, quello di te si chiama Momoko 120%. Ah, ok. Ah, Wonder Momo, Wonder non so. Wonder Momo, sì, è quello che sta sul parco divertimenti, credo. Purtroppo, Bert, sì, ci stanno gli italiani in Italia. Purtroppo sì. Ste dispiace. Vai ragazzi, se abbiamo votato facciamo fare un paio a marchetto, poi ci buttiamo su Broken Sword 2. È il Broken Sword con il perizomino rosso di Nicole, ricordiamolo. Esatto. Un secondo, sì. Che diventa un feticista molto... Allora, schiacciami marchetto. Esatto. Schiacciamo. Okay. Sì. Allora, configuri. Di gradini in strada per sempre. Ok. Up, rigged. Dovna, left, select, run, button 1, button 2, ok. Ok. Allora. Che me fai fa? Allora, il primo... Allora. Guarda mo, guarda mo le botte che Piarturicano, guarda. No, ma te volevo far fa, porca miseria. Guarda. Allora, te volevo far fa, innanzitutto, Gradius. Ma senza la supervisione di Andrea? Se può fa? Lo fanno fare? Ci posso provare, ma non so come viene, eh. Dave Massa senza soluzione, ok. Allora, devi fare run. Ok. Qui a select, sì, esatto. Ok. Ekiro. Porca miseria, ragazzi. Che rovina. Tanta roba, eh. No, dimmi. Senti come sbrocca la musica. Razor. Bello, molto. Però il laser è meno incisivo rispetto alla versione arcade, perché il laser arcade option. È una gittata più lunga. Eh sì, un po' più grandicello nell'arcade. Option 2. Option. Almeno fino a 4 devo riuscire a arrivare, eh? Come options. Mamma mia, che gameplay. Insomma. No, dai. Ma arriva la parte difficile. Non ci arrivano fino a quassù? Ah, eccole. Dicevo io, mamma mia. Questo rimanere lì nella bocchetta. Ciao, c'è le sans. Meno male che rallenta un po', che così almeno. E anche a Roma c'era il temporale, o quando era? Ieri? No, oggi è stata una giornata stupenda. Ieri o oggi? Ieri faceva meno caldo, oggi fa più caldo. No, però ieri, ma dico Andrea che ha staccato perché c'era il temporale. Ma dai. Sì. Ieri pomeriggio. E...
Vai così. Vai. Andiamo via. Troppa grazia. Atroce. È il massimo. Più di questo non si può fare. Cerchiamo di aiuta abbastanza. Diciamo di farsele bastare. Questo serve soprattutto dopo, quando c'è sta il pezzo quello con le mura che devi buttare giù, sì, esatto. Mentre il punto interrogativo cosa ti dava? È una cosa random. Ok, sì. Non niente qua, eh? Sì, però sta pure a muovere un sacco di roba, eh? Sì, niente, sì. Io finito i bonus, regà. Allora, Reo, no. No! Non l'ho visto proprio! Ciao ragazzi, voi collocate il PC Engine tra gli 8 e i 16 bit. 8. Allora, è un 8 bit con il coprocessore grafico a 16. No. Però fondamentalmente è un 8 bit, penso. Sì, sì. Ufficialmente è un 8 bit. Porca miseria. Sì, e qui ti serviva. Sì. Sì, ciao. Purtroppo è molto. Allora, finché c'è tutti quanti i power up, qua vai una favola. Quando te leva i power up è la fine. È la fine. Ce n'è pochi che non ti leva, Quando muori, no? Quando perdi la vita. No, ho sbagliato l'arma. Porca zozzo, ho sbagliato pure l'arma. Però forse dai. Sì, forse stavolta. Niente. No, cioè, ho rovinato una partita per un caspita di cannoncino là sotto, ma te rendi conto? Che idiota. Niente. Che partita schifosa, regà. Che partita schifosa. Ma ti è andata male quando hai perso power up, perché ora... Ma guarda, no, vabbè, finito. Dai. Basta, vai, change. Sicuro? Sì, sì, sì. Devi ricominciare da capo, no. Allora, intanto ragazzi, abbiamo votato per Gradius. Sì, bella. Peccato che ci stanno i rallentamenti, quindi darei un 8,5, ma do un 7,5. Perché secondo me i rallentamenti erano evitabili qua. Ah, stiamo votando. Allora. Matando, ma ci sta Matando? Ciao Matando, se sì, ci sì, sei, perché sì, sennò sì. Mi si offende che non lo saluto. Ciao Matando. Allora, proviamo anche, visto che stiamo in termini in mi spara tutto, proviamo anche Raiden, che non ricordo sinceramente se era Japan? Ovvio. Solo Japan, credo. Solo no? Japan. E c'è pure U. C'è pure una versione U. Ma dai. Strano. Ho azzeccato il tasto, zitto, va, già qualcosa. Lagga. Mamma mia, pure questa è una conversione quasi perfetta. Per ora sì. Oh, ce ne troppi cicci. Allora, non intendevo tecnicamente, intendevo proprio dei giochi che stiamo vedendo. Voi che impressione avete in questo senso? Cioè, se si assomiglia più a un 16 bit che a un 8? Assomiglia più a un 16. Se è questa la domanda, sì, anche per me. Sì, sì, basta vedere Street Fighter come è stato convertito, cioè... Io ragazzi, per tutto l'amore che provo verso l'amica, ma cioè, il 90% dei giochi che abbiamo visto è molto meglio qua. Non è paragonabile, sì. Raga. C'è proprio niente...
mi dispiace. No, no, tu stiamo denigrando l'amica, ma è un parere di confronto, niente di, sì, cioè, sì. Niente di denigratorio. No, no, quasi un dato di fatto. Sì, no, anche la questione dei flop, ad esempio, cioè è una penalizzazione in meno rispetto, cioè io l'amica ce l'ho e lo dico perché poi uno di no, però il discorso che qui c'è, cioè, il gioco, no, no. Vai via, c'è, cioè, tanta roba. Ma è buona? Guarda, ti voglio fare un gioco di parole. La prima amiga che ho usato ce l'aveva una mia amica. No, è la verità. Ho avuto un brivido mentre finiva la frase, però. No. Guarda sto bastardo, eh? Eccolo, lo sapevo. Ma quanto cazzo spara? No, ma che scherzi, Bert. Cioè, qua siamo tutti quanti commodoriani accaniti, convinti. Io prima di tutto, cioè. Oh, ma che è sto casino? Esatto, Bert, l'amica aveva un salutastro, non li confondevi. Come il primo, uguale. Ma senza armi, raga, qua è un po' difficile, eh? Sì, purtroppo. Grazie per la clip, Vinci. Che clip? A una mia amica, l'amica gli è stata buttata nella monnezza, mamma mia. No, ha fatto la clip mentre si stava discutendo probabilmente dell'amica. Queste sono veramente le cose brutte della vita, eh? Però, che devi fare? Purtroppo all'epoca non si... vabbè. No, ma mandamene in altri po', che problema c'è, dai? Tranquillo. Porca miseriaccia zozza. Zecchero. Ah, ce n'è pure un altro. Capito. Ma come cazzo. Aspetta. Ragazzi, cominciamo a votare per Raiden. Secondo me conversione più che assolutamente soddisfacente, sì. L'unico problema, sai forse qual è? Il fatto che l'hanno ridotta a 4 terzi invece che a sentate mod. Sì, sì, sì. E quindi c'è meno spazio in verticale e quindi è più difficile schivare i proiettili, secondo me. Però è una gran conversione. No, lo... Vai a fare in... Basta, leva, non la faccio più. Basta. Porco cane, l'incazzatura, oh. Vai, votate, ragazzi. Che cacchio. Allora, aspetta, sarebbe bastato che magari restringevano un pochino l'area del gioco, ci mettevano due bande nere laterali o facevano in tate mod e sarebbe stato molto più giocabile. Allora, Sara stava incazzata nera. Sara, no, pensavo che c'era anche questo. Primavera. Allora, Sara. Quindi per par condicio, te proviamo anche Darius. Vediamo, Darius Alpha. Che bello. Però questo mi sa che quello lì. Allora, c'è Darius Alpha o Darius Plus? Ce n'è uno che c'è tutti i vostri. Qual è? Non ci ho mai capito niente. Non lo so. Proviamo questo. Sì, questo è quello con tutti i boss. Va bene, c'è problema. Questo è Darius
alfa. Che fanno queste? Ma se moltiplicano? Eh sì. Oh no. Ciao Gappe. Oh, buonanotte. Grande Gappe. Buonanotte Lord. Cosa? Lord. Ciao Lord Cappelius. Notte Cappe. Il problema è che non ti dà neanche un bonus, un qualcosa. No, vabbè, ma è impossibile. Aspetta, proviamo un altro. Aspetta, aspetta, aspetta. Porcaccia loga, oh. No, il problema è che non ti dà power up. Cioè, come si fa? Con l'arma base bisogna farlo. Così, è un po' difficile. Fammi riprovare, aspetta. Forse c'è qualcosa che mi sfugge. Questi si moltiplicano per cavoli loro, quindi ciao. Ma questi non è che devi via, no? No. 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 Decisamente no. No. Ma poi ti spara da troppo vicino, caspita. E lui, infatti, sì. E tu puoi colpirlo soltanto quando lui ti spara. Grande Surri. Però, cioè, no, è difficile. No, no, no. Due colpi e bastano per morire. Gli devi dare due colpi. Il problema è daglieli. Esatto, e schivare quelli che ti tira lui anche. Però alla fine, cioè, il boss è quasi inesistente. Se ci pensi. Sì, ascolta, quando l'hai fatto magari qualche volta ci prendi la mano. Ah, adesso mi ha dato il potenziamento. Quindi ogni volta che passi il livello lui ti dà un potenziamento. Ci sono solo mostri, cioè... Sul mostro, sì, soltanto i boss ci stanno. Ah, devo colpirlo sotto. Ah, ti si riduce lo scudo. Oh, cane. Ma forse sempre in testa. Nella bocca. No, quando lo colpivo sotto facevo un rumore diverso. Diceva bene, bene. Boh. Vabbè, comunque possiamo anche toglierlo. Non è un long play. Questo. No, volevo vedere quell'altro. Questo non mi è piaciuto, onestamente. Volevo vedere il Darius Plus. Darius Plus. È uguale. No. Questo praticamente è quello che in sala c'aveva tre schermi, no? Questo qua. Però si chiamava in sala? Darius. Darius solo? Ma pare sì. Questo è plus perché. Oh. Armi me devi dare, datemi delle armi, non me dà la barriera idiota cretina, dammi le armi. Armi di distruzione me devi dare. Niente, me dà la barriera. Ma porco cane, porco. Mi piace la barriera. Sì. Questo ci riprovo, aspetta. Brunzo, ancora tra noi? Che non lo vedo più. Bella Bru. Ah, ok, non ti vedo più. Grande Brunzo. E buonanotte. Mi ero preoccupato. Prima è entrato mentre Simon stava sconfiggendo il boss del type. Mi immagino.
mi stavo medicando un ustione sul palmo della mano. Ah, mi dispiace. Aia. Pentola bollente, brutto. Non mi fa via i nervi dopo si giochi in certo. Oh, modo. E dai, ma qui quasi su. Ma no, c'è a voi che sfondo. Non ci potevo credere che il reverendo che batte un boss in due colpi. Due colpi, sì. Allora, no. Scusate, si muore anche se tu passi attraverso l'esplosione del mostro che hai ammazzato. Sì, sì. No, un po' non punitivo. Va bene questa cosa. Non va bene questa cosa. Cioè, io distruggo un'astronave, questa esplode, se io sto lì vicino l'esplosione mi fa esplodere pure a me. Ma dove si è mai vista sta cosa? Arrivederci. Io ho fatto i miei tre giochi, potete anche continuare aspetta, senza aspetta, facciamo questo e poi finimmo. Allora... Fa un altro. Già mi sono incazzato abbastanza. Ma mo che è sta cosa che ne devo fare quattro? No, ma perché finimo e andiamo avanti, per quello dicevo. Va bene. Allora... Ecco, fammi fa quello, CD-ROM System, fammi fa. No, qualcuno ha scritto... Proviamo... BIOS deve essere un gioco figo, BIOS. Proviamo Parodius e poi... Ah, yeah. E poi andiamo una mezz'oretta... E poi spacca, poi Turicano spacca il pad. Questo non funziona. Allora, Parodius... Pac-Man. Pac-Man l'ho fatto io. Penso che era Pac-Man. No, telecamera. Hai rotto il... Allora, vai ragazzi, adesso questo invece lo votiamo e poi dopo facciamo il solito consuntivo finale. Esatto. Pentaru. Auto... manual. Sì. C'è un sito? Sì, anche bello strafatto stasera. Domani Marchetto hai arrivi? Sì, purtroppo sì. Ma non... fino al 27. Poi dopo c'è sta un po' di tregua, ma fino di calma. Sì. Poi domenica torna mio cugino, se Dio vuole, quindi o spouse. Sì, quindi riusciamo a dividerci un pochettino gli arrivi. Brunzo chiede di che anno è l'arcade? Allora, bella domanda. 90? Adesso ti ci guardo. Allora. Non vorrei di cavolate, credo 92. Il Parodius. Allora, Parodius da... No. Allora. Ma ci sbatto se vado addosso alla nave? No. Pubblicazione 1990. Ah, vedi, 90. 1990, raga. Lo facevo più recente, eh? Ah, questa versione per PC Engine non lo so. Era scritto sulla schermata iniziale. Non ci ho fatto caso. Manghi. No, bastardo. Che è successo? Ha tolto tutto. Ha tolto tutti quanti i bonus. Perché? Okay. Perché quello è il è la slot machine, no? Ah, e può quindi andare bene, esatto. Può andare bene e può andare male. A me è mandata? Male, malissimo per Dio. Porco. Comunque ragazzi, conversione pure questa. Mamma mia, che io molto bella, eccezionale. Poi comunque Alex, tutti i giochi che hai messo sono di scheda, non da CD, giusto? Sì, tutti quanti su U-Card, sì. Ciao, quella Sat. Questione che dicevi che non, cioè che dovevi caricare se no con un emulatore di dischi. Su questo praticamente per poter giocare quelli per CD... Oh, che è sta cosa? Devi montare l'ISO sul drive. Ok. Invece con coso, tipo con RetroArch, per esempio, puoi andare tranquillo.
e non serve. Ciao Sat. Dai ragazzi, votiamo per l'ultimo titolone e poi andremo a leggere la classifica più sondaggione finale. Esatto. Spiegate bene come funziona il sondaggione finale. No. Male. Vai ragazzi, votiamo per Parodius da... Da chi? Da lì, da me, da te. Lì alla. Ma che è? Tra un po' ti sentivo... Ma baff... Faccia il mondo porco! 3 ore per schiva tutto! Se dai. Una parte di Zenny che vincerai, mi dici in privato che vince. Questo si tratta di corruzione. Però a parte tutto, bisogna che li dai al Melo perché li sta prendendo lui. No, Porello, non mi ricordo chi è. Che ci sta qualcuno che in chat ogni volta dice: ah, manco stavolta ho perso. Pure stavolta ho perso. Non mi ricordo se è Retro o se è Bert. Forse è Bert. Boh, mi ricordo. Bert, infatti. Bert. Allora, vai, stop al televoto. E andiamo a fare gli scontegis. Barabam. Comunque, ragazzi, ho visto una serie di bellissimi titoli, eh. Beh, ma PC Engine, raga. È difficile trovare roba brutta, eh. Oh. Beh, io ho fatto quel com'era The Kung Fu. The Kung Fu. Ah, sì, sì. Vabbè, regà, cioè, voglio dire. Le cose brutte poi alla fine ci stanno dappertutto. Magari ce ne stanno di meno, le cose brutte. Anche su Neo Geo ci stanno giochi brutti. Eh sì, sì, sì. O meno belli, diciamo, sì, meno poi, belli. Poi diciamo che è sempre una questione di gusti, ecco. Magari sì. Cioè, a qualcuno può piacere e a qualcuno no. Però ci stanno i giochi che sono obiettivamente brutti. Per esempio Pac-Land è un gioco obiettivamente brutto. Non c'è molto da salvare in Pac-Land. Che ho fatto io. Esatto. Basta, io direi che può andare bene così. Io vado a prendere un gelatib. Vai, allora aspettiamo. Aspettiamo il consuntivo finale. Ah no, aspetta, la leggo. Prima leggo la classifica e poi mi vado a prendere il gelatib. Ah. Allora, qua intanto lo chiudo. Vai! Vai! Oh, classifica alla scoperta del PC Engine. Rastan Saga 2, 3,88. The Kung Fu, 4,54. Samurai Ghost, 6,25. Atomic Robo Kid Special, 6,41. Wolfield, 6,5. Gomola Speed, 6,65. Shockman, 6,75. Ma Shockman nel senso che è sciocco? Dines, era stato detto. 6,91, immaginavo. Shinobi, 6,93. Chu-Man, Fu, 7,07. Rabiu Lepus Special, 7,12. Splatterhouse, 7,26. Vigilante, 7,37. Legend Hero Tonma, 7,4. Special Criminal Investigation, Spish, 7,45. Pac-Land, 7,5. Violent Soldier, 7,55. Bonk's Adventure, 7,55. Aoi Blink, 7,58. Outrun, 8,04. Final Up Twin, 8,07. The New Zealand Story, 8,11. Street Fighter 2 Championship Edition, 8,82. Superstar Soldier, 8,31. Gradius, 8,34. E Parodius, 8,80. Grande Melo, grandissimo. Prendo gelatib. Grande Melo, e adesso vediamo il sondaggione finale. Votate. Diteci secondo voi qual è il primo, qual è il gioco al primo posto.
che ha ricevuto quindi più voti. Che ha ricevuto il voto più alto. Il voto più alto, esatto. Allora, tra R-Type, Raiden e Ghouls and Ghosts, per adesso sta vincendo a mani basse, almeno secondo gli utenti della chat. Allora, eccolo. Direi che secondo il 96% dei votanti, Ghouls and Ghosts al momento è il favorito per la vittoria. Ah, favorite. Dai, che ci siamo quasi, via. Avrai i miei zenni sulla coscienza, Brunzo, eh? Mamma mia. Io non posso votare. Ultimi 10 secondi. Sì. Siamo al termine. In pratica i moderatori possono votare, l'unica cosa è che non gli permette dopo di scegliere chi ha vinto, quindi non puoi, esatto, dare il pronostico. Comunque questa è una forma di razzismo. Twitch fa tanto l'inclusività, paventa tanto sta cosa, no? Che dice, ah, perché Twitch è inclusivo, ma di che? Eccolo qua. Ghouls and Ghosts. Ragazzi. Ghouls and Ghosts. Sì. Allora, Ghouls and Ghosts 9-11, il secondo è R-Type con 9.3 e il terzo è Raiden con 8.91 comunque. Bert, voti. Dimmi che hai vinto. Bert, dimmi che hai vinto, te prego. Brunzo ha vinto 200 zenni. Insomma, dai, Brunzo. No, io gli sapevo Bert. Una cosa ha vinto, ha vinto. Dai, grazie. Sto proprio contento. Appena volta. Manda. Allora, dai, iniziamo su Broken Sword 2 e poi vediamo come va, dai.